Hanno portato delle fotografie per provare che la muffa, segnalata dall'inquilina disabile al 75% nella casa popolare dove vive a Piacenza, dipende dalla sua stessa gestione dell'abitazione. Secondo Acer, fino all'ingresso della donna nel marzo 2021, la casa era priva di muffa e accusano di tenere le finestre aperte e riscaldamento spento, modalità che potrebbe dipendere proprio dalla situazione di fragilità economica del nucleo. Inoltre, il presidente di Acer, ricordando che ogni anno vengono effettuati 2.500 interventi di manutenzione, con un budget di circa 7 milioni di euro, richiama al rispetto delle regole. Il contratto d'affitto di questa signora è intestato e sottoscritto da lei. Il signore che è intervenuto nel vostro servizio non ha alcun diritto ad abitare nello stesso alloggio che è quello dove abita e per la quale ha l'intestazione la signora. La signora ha avuto l'assegnazione il 15 di marzo del 2021. Noi possiamo dire con certezza che la presenza di muffa e umidità è dovuta esclusivamente alla gestione dell'appartamento, perché le foto che forniamo noi sono le foto che sono state fatte nel 2018, quando la signora ha riconsegnato l'alloggio. Questa signora, la vecchia inquilina, è rimasta all'interno dell'appartamento dal 1975 fino al 2018 ed è evidente l'assoluta mancanza di muffa. Il compagno della disabile però non si arrende e continua a lanciare il suo appello affinché la compagna trovi una situazione migliore, più adeguata al suo stato di salute. La muffa non è colpa nostra, la casa è vecchia, è tutta da rifare, come aveva dichiarato un idraulico che avevo fatto venire privato. Chiediamo un cambio alloggio con urgenza, anche il medico ha dichiarato che lei non può fare più le scale, problemi respiratori, vi ho portato i certificati. È il comune che dovrà valutare eventualmente se cambiare l'alloggio, perché Acer si occupa della manutenzione.